Negli ultimi mesi ho visto su YouTube tantissimi progetti dedicati ai display meccanici, ognuno con soluzioni ingegnose e dal grande impatto visivo. Dai split flap display, simili a quelli degli aeroporti, con le loro palette in continuo movimento e il loro suono caratteristico, ai flip dot display, composti da centinaia di piccoli dischi magnetici che si ribaltano per creare testi e immagini, senza contare altri sistemi ancora più particolari. Dopo aver visto così tante idee interessanti, mi sono chiesto: perché non realizzare un orologio con un sistema di visualizzazione inusuale? Qualcosa di diverso dai classici quadranti con lancette o dai soliti display digitali. Così è nato questo progetto, un orologio che utilizza dei voltmetri analogici per mostrare l'ora. Le lancette, anziché essere mosse da un classico meccanismo orario, vengono controllate elettronicamente per indicare ore e minuti. Ciao a tutti e bentornati nel Floppy Lab. Io sono Floppy e in questo video vi farò vedere come ho realizzato il processo di costruzione e anche le soluzioni che ho adottato per la realizzazione di questo orologio qui, unico nel suo genere. Quindi, sigla! Come sempre, per iniziare, ho definito delle specifiche da soddisfare per questo progetto. Volevo un design con tocco retro. Nice! Quindi i voltmetri da pannello tondi con lancette erano la scelta perfetta. Naturalmente servono a indicare la tensione applicata ai loro capi, ma in questo caso li avrei usati per mostrare le ore e i minuti, sfruttando la loro capacità di posizionare la lancetta con precisione sul quadrante. Per i secondi, invece, la scelta è stata un po' più complicata. Inizialmente avevo pensato di usare un segnalatore a LED che accendesse progressivamente i segmenti, ma avrebbe spezzato l'estetica tutta analogica, quindi ho scartato l'idea. Poi mi è venuto in mente di utilizzare un piccolo voltmetro, simile a quelli delle ore e dei minuti, ma tarato per visualizzare i secondi. Sembrava una buona soluzione, ma non ne sono riuscito a trovare di abbastanza piccoli per adattarsi al design dell'orologio. La svolta è arrivata quasi per caso. È stato un caso! Il caso non esiste. Durante una fiera dell'elettronica mi sono imbattuto in microamperometri, perfetti per lo scopo. Certo, non avrebbero mostrato il secondo esatto con precisione, ma alla fine, chi guarda i secondi quando si legge l'ora? Così ne ho presi un paio e con tutti i componenti finalmente a disposizione potevo iniziare a lavorare sul circuito dell'orologio. Il circuito doveva soddisfare alcuni requisiti fondamentali: mantenere l'ora anche in assenza di alimentazione, essere facilmente alimentabile senza soluzioni particolari e permettere una regolazione semplice dell'ora. Per garantire il mantenimento dell'ora, la scelta più logica è stata un modulo RTC DS3231. Questo componente offre un'ottima precisione, con una deriva di pochi secondi su lunghi periodi, ed è dotato di una batteria tampone, una classica CR2032, che mantiene attivo l'oscillatore interno quando manca l'alimentazione principale. In questo modo l'ora viene conservata automaticamente e non devo più preoccuparmi di ripristinarla ogni volta. Per testare il tutto ho collegato il modulo RTC a una breadboard insieme a una floppy board per la gestione della logica di controllo. Poi, con una qualche riga di codice scritto in Arduino ed IDE, sono riuscito a leggere correttamente l'ora dal modulo RTC e a verificare che il sistema funzionasse come previsto. Poi sono passato al controllo dei voltmetri. Il loro funzionamento è piuttosto semplice. Sono composti essenzialmente da due parti: un magnete permanente fisso e un elettromagnete mobile, collegato direttamente alla lancetta. Quando attraverso l'elettromagnete scorre una certa corrente, si genera una forza proporzionale che fa ruotare la parte mobile. Una piccola molla genera una forza contraria a quella dell'elettromagnete e permette di fermare la lancetta in un punto preciso, e poi di riportarla indietro quando la corrente si azzera. All'interno di questi voltmetri c'è anche un resistore in serie, che serve a limitare la corrente e trasformare la tensione applicata in un movimento proporzionale della lancetta. Per controllarli con la floppy board ho pensato di generare un segnale PWM con duty cycle variabile.
Se consideriamo la media del tempo on e off del segnale, il risultato è una tensione equivalente che va da 0 V fino alla tensione di alimentazione, in questo caso 3 V 3. A questo punto la soluzione più ovvia sembrava quella di aggiungere un filtro passabasso, così da convertire il segnale PWM in una tensione continua stabile per il voltmetro. Ma ragionandoci meglio, mi sono reso conto che probabilmente non era necessario. Con una frequenza sufficientemente alta, l'inerzia della parte rotante del voltmetro avrebbe fatto da filtro naturale, integrando così il segnale PWM senza bisogno di componenti aggiuntivi. Ho voluto testare questa teoria e effettivamente funzionava. Tuttavia, la frequenza del PWM non poteva essere troppo alta, altrimenti l'induttanza dell'elettromagnete avrebbe opposto troppa resistenza al passaggio della corrente e non sarebbe stato possibile raggiungere con la lancetta tutto il quadrante. Dopo qualche prova ho visto che i classici 100 Hz di default dell'Arduino IDE erano un buon compromesso. La lancetta si muoveva in modo fluido e senza problemi. A questo punto mancava solo il microamperometro per i secondi. Questo strumento ha una scala massima di 200 microampere, quindi per farlo funzionare con una tensione di 3 V bastava applicare la legge di Ohm per calcolare la resistenza necessaria. R uguale a 3 V fratto 200 microampere, che è uguale a 15 kΩ. A questo punto potreste pensare, ma l'alimentazione massima non è 3 V 3? Ed è vero. Tuttavia, se avessi usato 3 V 3, avrei dovuto scegliere una resistenza con valore non standard, fuori dalle serie disponibili. Per semplificare, ho deciso di limitare via firmware il duty cycle a 90%, così da ottenere un massimo di 3 V invece che 3 V 3. Per sicurezza ho fatto qualche test anche su questo aspetto e ha funzionato perfettamente. Quindi, come per i voltmetri delle ore e dei minuti, non serviva alcun filtro. È bastato un semplice resistore per generare la corrente necessaria a far muovere la lancetta in modo stabile e preciso. Infine, ho deciso di aggiungere 2 pulsanti per regolare ore e minuti, così da poter aggiornare facilmente l'orario quando necessario. Il circuito di questi pulsanti? Decisamente il più complicato di tutto il progetto. In pratica, ogni pulsante è collegato a una porta del microcontrollore e quando è premuto porta alla linea massa. Super complicato, vero? Per mantenere la linea a livello alto quando il pulsante non è premuto, invece di aggiungere un resistore di pull-up esterno, ho sfruttato direttamente quello interno del microcontrollore. Una soluzione semplice ed efficace, senza componenti aggiuntivi. Definiti tutti i componenti, ho realizzato lo schematico e progettato la scheda dedicata. Per l'alimentazione, ripensando ai requisiti iniziali, ho scelto di integrare una porta USB di tipo C. Ormai tutti i dispositivi utilizzano questo standard e chiunque ha in casa almeno un caricabatterie e un cavo USB-C in più. Quindi è stata la scelta più semplice, pratica e veloce da implementare. Ma la vera particolarità di questa scheda è stata nell'integrazione dei pulsanti. L'idea era di posizionarli su un lato dell'orologio, in modo da renderli facilmente accessibili senza risultare ingombranti. Per evitare saldature volanti o cablaggi esterni, ho progettato una scheda separabile, collegata a quella principale sia tramite piste dirette sia con 2 connettori che ne permettono il collegamento all'interno della struttura. Grazie ai mouse byte basta applicare un po' di forza e separare le 2 schede, così da poterle montare in posizioni diverse senza bisogno di ulteriori modifiche. Questa volta ho voluto testare il servizio di assemblaggio PCB di PCBWay, che è anche lo sponsor di questo video. Ho deciso di metterlo alla prova per capire come veniva gestito l'ordine e alla fine la qualità delle schede. Quando ho realizzato lo schematico non avevo ancora selezionato tutti i componenti nei minimi dettagli. Non avevo specificato esattamente ogni valore o codice del prodotto. Mi ero limitato ad esportare i file così com'erano e caricarli sul sito. Ed è qui che PCBWay non si è smentita. Dopo aver caricato il file Gerber e il Bill of Material, boom, prima di procedere con il pagamento, il loro team ha controllato tutto e visto che avevo selezionato anche l'assemblaggio, mi hanno inviato un'email con preventivo e alcune richieste di conferma sui componenti. Non si sono limitati a chiedermi di specificare i codici, ma avevano già fatto una ricerca e per alcuni componenti mi hanno chiesto direttamente se quelli selezionati da loro andassero bene. Un servizio davvero top!
Dopo aver inviato tutte le informazioni necessarie, hanno ordinato i componenti e montato le schede. E qui arriva un'altra chicca. Prima di proseguire con l'assemblaggio completo, mi hanno mandato una foto della prima scheda prodotta, chiedendomi di confermare l'orientazione dei componenti critici, come diodi e integrati. Questo doppio controllo è utilissimo per evitare errori e garantire che tutto sia corretto prima della produzione in serie. Alla fine le schede sono arrivate ben imballate e sigillate, in buste antistatiche, pronte per essere utilizzate. Un servizio eseguito in modo professionale dall'inizio alla fine. Grazie ancora a PCBWay per l'ottimo supporto e per aver contribuito alla realizzazione di questo progetto. Qui sotto in descrizione trovate il mio link referenziato. Se vi registrate su PCBWay passando da quel link riceverete un buono di $5 di benvenuto e allo stesso tempo sosterrete gratuitamente il mio canale. Un piccolo gesto che fa la differenza. Come potete vedere le schede sono montate alla perfezione e le saldature sono impeccabili, ma d'altronde non ci si poteva aspettare diversamente. Vi piacciono queste riprese super ravvicinate? Le sto realizzando grazie al nuovo microscopio LM210S che mi è stato inviato da Link Micro. Presto farò una recensione completa, perché promette davvero molto bene. Iscrivetevi per non perderla, potrebbe tornarvi utile. Infine mancava solo la struttura, che ho voluto realizzare in stile minimal, mantenendo tutte le funzionalità necessarie. Ed ecco il risultato. La disposizione dei voltmetri e dell'amperometro mi ricordano tantissimo una faccina super carina. E devo dire che questa cosa mi fa impazzire. Sul lato destro ci sono i due pulsanti per regolare l'ora, mentre sul retro ho previsto un foro per l'alimentazione. Una delle parti più interessanti è il frontalino, che ho progettato per essere facilmente removibile grazie a un sistema di magneti. Questo permette di mantenerlo ben chiuso, ma allo stesso tempo di aprirlo in un attimo, se ad esempio serve sostituire la batteria a tampone dopo qualche anno, o forse anche di più. L'idea è anche quella di realizzare un frontalino in legno con la CNC, ma questo sarà un upgrade futuro. Stampato tutto, ho fatto qualche saldatura per i collegamenti ed ecco qui il risultato finale. Che ci crediate o no, quello che vedete è semplice PLA. Per ottenere questo effetto l'ho levigato con una levigatrice orbitale, usando carta vetrata fine. E il risultato è sorprendente, non sembra neanche PLA, tanto meno stampato in 3D. Come avrete notato, ho anche modificato i voltmetri, aprendo le loro scocche e sostituendo le grafiche originali. Inizialmente ho semplicemente stampato le nuove grafiche su carta, realizzandole con Inkscape, e le ho ritagliate per sovrapporle a quelle esistenti. Ma poi, grazie a un amico, sono riuscito a realizzare due piastrine in acciaio incise al laser, che danno un aspetto molto più professionale. Alcuni amici mi hanno già chiesto se potrei realizzare un orologio anche per loro. Vi piacerebbe se mettessi a disposizione dei kit per costruirne uno vostro? Oppure di già montati? Fatemelo sapere nei commenti, sarei super felice di farlo. Ed anche questo video giunge al termine. Vi ringrazio della visione, non dimenticate di farmi sapere che il video vi è piaciuto lasciando un like e iscrivendovi al canale. Vedere che le cose che faccio vi piacciono mi invoglia a farne altre. Grazie mille e alla prossima! Ciao a tutti e bentornati al Floppy Lab. Non mi ricordo cosa devo dire, quindi è meglio che vado a prendermi il copione.